Ragazzi, buona giornata e bentrovati. No, faccio questo video perché nei video precedenti che ho fatto, no, dove ho parlato a zero contro la federazione, contro la nazione italiana, mi hanno scritto poi in privato: ma sei italiano e tifi contro l'Italia, allora non sei un vero italiano, come puoi tifare contro la tua nazionale, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Io questo discorso lo potrei anche accettare da un tifoso interista, milanista, napoletano, e che dicono: ma come scusa, tu sei italiano e tifi contro l'Italia? Ma il tifoso juventino che ancora appoggia questo sistema mafioso, questo sistema corrotto che ha cercato di distruggerci nel 2006 e pure quest'anno, ma mi sa che voi vivete ancora sulla luna, mi sa. Voi avete ancora i paraocchi. Cioè, io lo ripeto e lo dirò sempre con orgoglio a testa alta: io sono qui tutti i giorni, tutti i secondi, che sto pregando tutti i santi che la Federazione Italiana Gioco Calcio possa marcire, possa bruciare all'inferno. Tutti, con tutti quanti dentro, Gravina and Company, tutti quanti. E poi scusatemi, a Napoli loro si ritengono argentini e non italiani, allora di loro cosa bisogna dire? No, a Napoli quando hanno vinto lo scudetto hanno scritto campioni in Italia, non campioni d'Italia, allora loro cosa bisogna dirgli? Rispondetemi. Il napoletano che si reputa argentino, per carità, scelta loro, rispettabilissima, però il napoletano che si reputa argentino e non italiano? Io sono più italiano di voi, cari colleghi di tifo juventino, sono più italiano di voi, perché io nel 2006, mentre voi eravate a festeggiare quello sporco mondiale che avete vinto, pre-Calciopoli, che poi l'estate dopo ci hanno dato in Serie B, voi eravate a festeggiare quello sporco mondiale, io ero a casa a piangere per la mia squadra, perché sapevo già alla fine che ci facevamo fare. Io non ero in giro a festeggiare nel 2006, come hanno fatto tanti juventini, se così posso chiamarli, che si reputano tali. Chi è juventino e ancora segue questa banda di pezzi di merda della nazionale italiana e che segue l'Italia, è ancora complice di questo sistema che ha cercato di distruggerci nel 2006 e quest'anno, è complice. Chi ancora non ha fatto le disdette Sky e DAZN è complice. Sì signore, chi ancora non ha disdetto, il tifoso juventino che ancora non ha disdetto, è complice. Perché ricordatevi una cosa: il tifoso juventino, che in Italia siamo circa sui 10-12 milioni, ok? Mettiamo a caso anche che la metà ancora è abbonata, perché chiaramente non tutti, logicamente per motivi di costi anche, possono fare l'abbonamento, ma quelli che si sono ancora abbonati, provate a disdire tutti, solo i tifosi juventini, provate a disdire tutti quanti, da Zone, Sky, la FGC e tutto il sistema marcio italiano va a rotoli. Bastiamo solo noi gobbi, ricordatevelo, mandare a monte e a rotoli tutto questo sistema marcio corrotto, ricordatevelo. Fatto sta che nella dimostrazione che nelle prime tre giornate di campionato, tre giornate, non 20, tre giornate, le partite più viste quali sono state? Udinese-Juventus, Juventus-Bologna ed Empoli-Juventus. Non è che sto dicendo Inter-Juve, Milan-Juve e Roma-Juve, no. Le partite più viste, date alla mano, perché sono notizie uscite sui giornali, ok? Le partite più viste delle prime tre giornate sono state Udinese-Juventus, Juventus-Bologna ed Empoli-Juve. Questo deve farvi capire il potere che ha la Juventus sul calcio italiano. La Juve è la salvezza del calcio italiano, forse questi ancora non l'hanno capito. Se tutti noi gobbi disdiciamo questi pezzi di merda anche delle televisioni, che loro sono le prime a darci contro, tutto il sistema va a rotoli. Tutto il sistema va a rotoli, ragazzi, mettetelo in testa. E i dati delle prime tre giornate ne sono la dimostrazione. Ve lo ripeto, non è che abbiamo incontrato l'Inter, il Milan, la Roma e il Napoli, abbiamo incontrato Udinese, Bologna ed Empoli. E nonostante tutto, le tre partite della Juventus sono state le più viste. Meditate, gente,
Meditate, aprite gli occhi. Basta poco per mandare questi pezzi di merda a zappare. Basta veramente poco. Detto questo, vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Fino alla fine, forza Juventus. E martedì, mercoledì, non so quando cazzo gioca. Forza Ucraina. Forza Ucraina. Forza Ucraina. Ciao ragazzi e buona serata.